Buonasera a tutti e ben ritrovati alla prima serata di presentazione dell'offerta formativa delle scuole da parte della voce diretta delle scuole superiori. Come abbiamo detto nel campus, durante il campus che si è svolto sabato mattina scorso, quest'anno è vero che siamo a distanza e purtroppo e non siamo in presenza, però rispetto all'anno precedente abbiamo pensato di estendere la possibilità, anche se online, alle scuole di presentarsi, come dire, in prima persona direttamente, facendo vedere magari anche tante più cose, no? Possibili rispetto agli interventi in presenza ai nostri alunni delle classi terze che si accingono a incominciare a pensare alla scelta del percorso alla fine della terza media. Ovviamente, diciamo, vi accogliamo come istituto comprensivo di Stradella e parlo al plurale perché sono io e anche la professoressa Cristiani, che è referente dell'orientamento dell'istituto comprensivo di Stradella, in quanto scuola capofila della rete delle scuole dell'Oltrepò per l'orientamento. Allora, questa è la prima delle tre serate che sono state organizzate, è dedicata alla presentazione degli istituti tecnici del territorio. Domani sera alla stessa ora c'è la presentazione da parte degli indirizzi liceali e mercoledì sera c'è la presentazione da parte degli istituti professionali. Avete ricevuto l'invito, avete ricevuto anche la scaletta, il programma della serata. E quindi appunto i singoli docenti, i docenti referenti dell'orientamento delle scuole vi presenteranno tutto quello che la scuola superiore può offrire e cercheranno quindi di dare quante più informazioni possibili. Ci sarà tempo anche per fare qualche domanda, anche magari durante, se proprio una domanda urgente, durante la presentazione o al termine, della presentazione di tutte le scuole. Moderatrice della serata, come anche delle serate successive, sarà la, professoressa Cristiani, che è anche un'anima, forte, è vero, anche in collaborazione con le colleghe docenti referenti dell'Istituto Comprensivo di Santa Maria della Versa e dell'Istituto Grazie. Comprensivo di Broni, che sono gli altri partner della rete, però è l'anima forte ed è l'ideatrice, ecco, di questa edizione, la decima edizione del campus dell'orientamento, che è, diciamo, che si compone anche di più eventi rispetto all'anno scorso e quindi ci auguriamo che questi contatti diretti, anche se lontani, ma comunque più diretti, vedete anche le persone, vedete i video, vedete tante cose, sentite tante cose, vi possano essere di aiuto e di guida per la vostra scelta futura. Mi rivolgo naturalmente agli alunni e alle loro famiglie. Io lascio la parola e quindi possiamo dare avvio a questa serata alla professoressa Cristiani con un augurio appunto di una buona serata. Grazie, dirigente. Grazie. Io ringrazio tutti e passerei subito la parola alle professoresse Fracchiolla e Bramerio del Corsa di Pavia. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, io se adesso condivido lo schermo, vi ho preparato una breve presentazione della nostra scuola. Allora, l'Istituto Corsa di Pavia è un istituto di, non so se si vede, share. Chiedo scusa, si è interrotta la condivisione dello schermo, se fosse possibile farla ripartire, di nuovo facendo share, esatto. Condivisione, eccola qua, dovrebbe vedersi. A Allora, posto, perfetto, grazie. ok. Allora, qui c'è la sede della nostra scuola. Dunque, l'indirizzo, il tecnico grafico, si trova in Viale Necchi a Pavia, che diciamo che è la zona del castello di Pavia. Abbiamo anche una succursale che è su via Montegrappa, sempre del Cossa, però non confondetela perché è il distaccamento dove c'è solo l'alberghiero.
Qui ci sono, vi ho preparato un po' quello che penso possa interessarvi, che sono gli spazi dei, diciamo, delle aule di informatica e della, delle aule di grafica, dove appunto si faranno le materie di indirizzo. Vi ho preparato una slide sull'orario scolastico. L'indirizzo grafico si articola su 32 ore settimanali, fa eccezione la classe prima, che ne ha 33. E noi andiamo a scuola tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14, quindi il sabato siamo a casa, e però per compensare il sabato a casa dobbiamo fare un rientro pomeridiano, e, dalle 14 alle 16. Le prime fanno un'ora in più e fanno rientro pomeridiano dalle 14 alle 17, durante i quali i ragazzi non possono uscire dalla scuola. Si mangia in classe per un intervallo che dura un quarto d'ora, 20 minuti, appunto tra le 2 meno 10 e le 2 e 10 e 2 e un quarto. Qui vi faccio vedere il quadro orario. Come ho detto prima, le ore settimanali sono 32, divise in un biennio dove ci sono le materie che naturalmente potete trovare in qualunque istituto di istruzione superiore quinquennale. Che sono le materie della, diciamo, dell'area comune, che vanno da italiano, matematica, storia e geografia e una lingua straniera, perché il tecnico grafico ha solo una lingua straniera. E, le materie caratterizzanti di indirizzo che trovate in prima e seconda sono fisica e chimica. Rappresentano, se vogliamo, un pochino gli scogli un po' più duri di questa fase del percorso quinquennale, perché comunque lo studio della chimica e della fisica prevede, insomma, una certa attitudine alle materie scientifiche. Poi, se vedete, dal terzo anno invece aumentano tantissimo le ore delle discipline di indirizzo, di cui poi vi dirà qualcosa la collega, perché la collega, la professoressa Braverio, è la responsabile proprio del settore grafico. Una cosa che ritengo importante che voi sappiate è che tutti gli indirizzi professionali e a maggior ragione i grafici devono avere una parte professionalizzante, quella che si chiama le PCTO, ho detto volgarmente le ore di alternanza, che per l'indirizzo del tecnico, ma quindi anche del tecnico grafico, sono 150 ore da fare fra la quarta e la quinta. Quali altre possibilità fornisce la nostra scuola? Sono tantissime. Secondo me le più interessanti sono la possibilità di prendere la patente europea del computer e le certificazioni di lingua. Abbiamo le certificazioni di inglese, francese e spagnolo, per chi volesse approfondire appunto lo studio delle lingue. Dal punto di vista dell'accoglienza, va detto che noi abbiamo tantissimi alunni con DSA, quindi disturbi specifici dell'apprendimento, quindi la scuola è attrezzata per i ragazzi che dovessero avere appunto questi tipi di disturbi, come la dislessia, discalculia, eccetera. E abbiamo una buona organizzazione a livello del recupero delle lacune formative, che vanno dai corsi di recupero estivi percorsi di recupero durante l'anno scolastico e anche ai progetti di peer-to-peer, che è l'educazione fra pari, in cui i ragazzi si aiutano nello studio individuale. Poi, siccome il tempo passa, io passerei la parola alla mia collega, che vi dice qualcosa di più specifico sull'organizzazione proprio dell'indirizzo grafico. Ok, buonasera a tutti, sono la professoressa Braverio Anna Laura, e da circa 20 anni occupo questo ruolo all'interno del nostro istituto, che precedentemente era come indirizzo un indirizzo professionale. Poi da 4 anni a questa parte l'indirizzo grafico è diventato un indirizzo tecnico. Allora, cosa è cambiato? È cambiato che abbiamo una formazione, diciamo, che dà una solida base culturale, come diceva la collega, anche di chimica, di fisica, di matematica, di inglese, per poter accedere a qualsiasi altro settore nel mondo dell'università. Però c'è una forte area caratterizzante, soprattutto dal terzo anno, per quanto riguarda le discipline di indirizzo. Allora, il biennio è un po' comune ai bienni degli istituti tecnici, quindi le uniche
materie che si differenziano leggermente sono in prima e in seconda tecniche di rappresentazione grafica, che in pratica è il vecchio disegno tecnico, diciamo, quindi assonometrie, prospettive, proiezioni ortogonali, però finalizzate, essendo un indirizzo grafico, alla realizzazione di prodotti per la grafica, quindi a marchi, pittogrammi, simboli, eccetera. Poi in secondo anno comincia anche una materia che invece si chiama disegno grafico. Questa materia, che sarebbe realmente scienze e tecnologie applicate, ma poi il disegno grafico, è il disegno a mano libera, che consiste soprattutto nella realizzazione dei bozzetti, cioè nel sviluppo delle idee che poi andranno a essere realizzate con il computer. Perché si fa disegno professionale, quindi disegno tecnico? Perché bisogna avere idea dello spazio, delle forme. Se devo disegnare una lattina di birra, per dire, o di Coca-Cola, devo avere idea di come si realizza tecnicamente un cilindro, e quindi poi lo vado a rappresentare graficamente invece col bozzetto, con il disegno fatto a mano. Poi abbiamo il triennio. Nel triennio le discipline caratterizzanti sono progettazione multimediale, che è relativa al progetto, quindi all'analisi dei bisogni comunicativi, perciò lo studio del target, lo studio di un brief, quindi di un documento che riassume tutte le indicazioni progettuali. Poi abbiamo invece tecniche dei processi produttivi, che sviluppa le abilità, e in particolare nel caso del settore della grafica e l'utilizzo del computer. Noi abbiamo tre laboratori di grafica con i computer Macintosh, con dei pacchetti applicativi Adobe, forse il più conosciuto è quello di Photoshop, perché è più comunemente utilizzato, che serve per il fotoritocco, ma poi abbiamo anche tanti altri programmi, sempre del pacchetto Adobe, da Illustrator, che serve per fare le illustrazioni, a InDesign per l'impaginazione e l'editoria, Dreamweaver per il web, e Premiere per il montaggio video, e After Effects per l'applicazione degli effetti speciali. Quindi questa disciplina cosa fa? Insegna a utilizzare lo strumento, quindi un'abilità. E queste conoscenze di progettazione con le abilità di tecniche dei processi produttivi messi insieme sfociano nella terza disciplina, che è laboratorio tecnico, dove si mettono in pratica e si realizzano effettivamente dei prodotti per la grafica. Al quinto anno si aggiunge una quarta disciplina che si chiama gestione, che è finalizzata alla gestione proprio della campagna pubblicitaria, quindi anche la conoscenza dei media attraverso i quali trasmettere questo messaggio. Completano le discipline di indirizzo più specifiche altre discipline di indirizzo, che sono tecniche di comunicazione, quindi psicologia, quindi lo studio di come e cosa comunicare e quale tono della comunicazione utilizzare a seconda del target. La storia dell'arte, che è stata da noi recuperata attraverso la flessibilità al quarto e al quinto anno, e anche un'ora di informatica per la programmazione, quindi per il web, e due ore di diritto in terza, diritto che è legato alla grafica, quindi in particolare il copyright, il diritto d'autore e il trattamento dei dati personali. Allora, queste sono tutte le nostre discipline, molto caratterizzanti, perché al quinto anno metà dell'orario scolastico è dedicato alla grafica. Quindi cosa è necessario per affrontare il nostro percorso di studio? È necessario avere una buona creatività, avere passione e avere idea della composizione e dello spazio, idea anche geometrica, quindi avere anche una buona base legata al discorso della geometria. Il disegno non è fondamentale, saper disegnare è importante, però saper comunicare, sapere produrre oggetti per la comunicazione. Simona, dimmi che se sto sforando i tempi cerco di accelerare. Sì, quali strumenti devono essere? Mi sa che abbiamo finito il tempo. Abbiamo finito il tempo? Mi sa di sì. E quindi? Non so. Qualcuno ci dice qualcosa o io vado avanti? Un altro tipo di messaggio. Grazie. Sì. Non velocemente, se potete concludere così. Ok, quali strumenti sono necessari per il nostro percorso di studi? Allora, in seconda, per il disegno grafico, i pantoni, che sono dei pennarelli specifici per il disegno grafico. Dalla terza in poi è consigliabile avere a disposizione un computer e una macchina fotografica. I programmi software li forniamo noi direttamente dalla scuola.
È possibile accedere al mondo del lavoro, ma abbiamo visto che frequentemente sarebbe meglio frequentare un corso triennale di approfondimento, perché durante questo percorso di studi i ragazzi si accorgono, se avete notato, essendo un corso molto eterogeneo, di avere una passione maggiore per la fotografia, piuttosto che per il web, piuttosto che per l'editoria, che sono settori grafici ma completamente diversi uno dall'altro. I percorsi triennali successivi danno la possibilità di sviluppare la propria competenza nel settore di preferenza. Finito. Bene, io ringrazio le professoresse Fracchiolle e Bramerio e volevo chiedere se ci fosse qualche domanda da porre per l'Istituto Cossa, chiedete, potete chiedere, altrimenti proseguiamo. Se non ci sono domande, io direi di andare avanti e magari se c'è qualche domanda alla fine degli interventi, tanto voi rimanete. Allora, passerei la parola alla professoressa Rossini dell'Istituto Cremona di Pavia. Sì. Benvenuta. Buonasera, grazie. Buonasera. A tutti. Allora, io dunque mi chiamo Ludovica Rossini, insegno inglese a quello che una volta era conosciuto come IPSIA di Pavia. Da qualche anno si chiama invece Istituto di Istruzione Superiore Luigi Cremona, proprio perché si è aggiunto questo percorso di istituto tecnico per trasporti e logistica, in particolare l'articolazione della logistica. Perché questa scelta di ampliare l'offerta formativa? Perché è un settore che il mercato richiede, è uno dei settori che veramente in questo momento stanno trainando il mercato dell'occupazione. Ci sono tantissimi centri logistici già attivi, altri che nasceranno presto, in particolare ce ne sarà uno veramente immenso che nascerà vicino a Bereguardo. Quindi il mercato del lavoro in questo momento sta cercando questi tecnici. Tecnico logistico, diciamo che è una figura fondamentale per un'azienda che si occupa di gestire e controllare il flusso delle merci nella famosa supply chain, quindi dalla fornitura delle materie prime proprio allo smistamento del prodotto finale. Noi abbiamo presente, diciamo, il corriere che ci consegna il pacchetto, ma dietro questo pacchetto c'è un mondo di mezzi di trasporto scelti accuratamente. Quindi il tecnico logistico si occupa proprio di questo, di ottimizzare tutti i processi, di quantificare, di gestire alla perfezione gli ordini. Insomma, è un lavoro molto importante e molto richiesto. Addirittura delle persone che si occupano di logistica ci hanno proprio chiesto già quando saranno pronti questi ragazzi, perché hanno già, insomma, quasi il lavoro pronto. Il diplomato quindi gestisce il processo di produzione e trasferimento di trasferimento di un bene o la fornitura di un servizio fino al cliente finale, intrattiene rapporti con l'area commerciale, cura i rapporti con i vari partner logistici chiaramente, e contribuisce anche alla valutazione dell'impatto ambientale che i mezzi di trasporto scelti possono avere. Pensiamo che adesso sembrava fantascienza fino a qualche anno fa, ma adesso addirittura in America alcune merci vengono consegnate con i droni, per cui anche questo sarà un nostro progetto, quindi introdurre anche lo studio e la conoscenza proprio dei droni. Alla fine del quinquennio cosa si può fare? Si può andare all'università e iscriversi a ingegneria gestionale o a una facoltà qualunque, si può lavorare in azienda, direttamente legata alla logistica, alla spedizione, oppure si può anche lavorare come freelance, perché sono anche richiestissimi i consulenti per la pianificazione di logistica, appunto. È un indirizzo veramente all'avanguardia. Abbiamo una prima quest'anno che sta lavorando bene, siamo entusiasti di questo nuovo indirizzo, e è un indirizzo complesso, nel senso che le materie del biennio sono le solite, tipo lingua e letteratura italiana, inglese, storia, matematica, a cui si aggiungono le materie professionalizzanti come tecnologia informatica, la famosa tecnologia ricerca di rappresentazione e tecniche di rappresentazione grafica, la scienza e la tecnologia applicate, fisica, chimica, geografia, quindi diritto ed economia. Quindi è sicuramente un percorso importante anche dal punto di vista proprio del piano di studi. Nel triennio poi arriveranno altre materie più tecniche, come proprio la logistica, l'elettrotecnica, la meccanica e le macchine, la scienza della navigazione, delle strutture dei mezzi di trasporto. Quindi ci saranno proprio delle materie altamente professionalizzanti. È un indirizzo, ripeto, molto richiesto dal mercato, un indirizzo all'avanguardia. Ce ne sono altri due di ITIS di questo tipo logistici, uno sia a Castellanza e uno ancora più a nord, quindi comunque diciamo che nella zona siamo gli unici.
Naturalmente nel quarto e quinto anno è previsto anche un percorso di PCTO, che era il vecchio, diciamo, tirocinio, il vecchio stage. E, tutte queste informazioni le trovate anche sul nostro sito internet, naturalmente, insieme alle date degli Open Day, che sono sabato 20 novembre e martedì 14 dicembre. Ovviamente, dato che non è possibile fare gli Open Day in presenza, noi abbiamo strutturato dei laboratori aperti, quindi chiunque volesse può prendere appuntamento tramite il nostro sito e venire a trovarci. Vi faremo vedere le classi, la scuola, e proprio vivrete un'esperienza con un tutor dei nostri ragazzi, per conoscere ancora meglio l'offerta formativa e quello che poi un domani andrete a fare. La nostra scuola è una scuola sicuramente che guarda l'inclusività, quindi non c'è assolutamente problema per DSA o qualunque tipo di disturbi specifici dell'apprendimento simili, perché veramente i nostri ragazzi, da quello che ho capito nei 6 anni in cui insegno lì, è che i ragazzi da noi stanno bene, sono contenti. Quindi, insomma, qualunque cosa, io vi invito a prendere appuntamento tramite il nostro sito, se no l'email orientamento@iisluigicremona.org. Scrivere, ci venite a trovare, tutto quello che vi ho raccontato ve lo racconto ancora meglio, e insomma vi facciamo vedere la scuola dal vivo. Adesso chiederei se fosse possibile vedere un attimo il video per farvi capire ancora meglio con le immagini che cos'è la logistica. Cos'è la logistica? Io non ne avevo idea. Poi mi si è aperto un mondo. Ah sì, il mondo. Perché la logistica è il motore del pianeta, muove tutto e non si ferma mai. Soddisfa i bisogni delle persone e anche i desideri. E grazie alla logistica si arriva il prodotto giusto nel posto giusto al momento giusto. Io sto studiando logistica. Sono molto felice della scelta che ho fatto, perché sto imparando tantissimo. Siamo già in contatto con le aziende. Non vedo l'ora di cominciare a lavorare. Dallo spedizioniere al supply chain manager, dal responsabile di magazzino al terminal planner, scoprirai nuovi lavori e grandi opportunità che non avevi mai immaginato. Potrai lavorare in contesti dinamici e tecnologici, viaggiare e conoscere culture diverse. Ti darà tante soddisfazioni e anche divertimento. Io oggi sono un logistico, è il lavoro della mia vita. Ne vado fiero e mi dà molte soddisfazioni, soprattutto quando raggiungiamo obiettivi importanti, come nel trasporto di grandi infrastrutture e nelle emergenze umanitarie. Non è mai monotono. Ho un ottimo team di collaboratori e grandi responsabilità. La logistica è una scelta sicura. La logistica è in continua evoluzione. Ecco, questo era un po' il riassunto di quello che può essere la logistica e un tecnico logistico cosa fa. Io ho terminato, ringrazio tutti, ripeto, l'Open Day, trovate tutto sul nostro sito. Grazie ancora, buonasera. Allora, vediamo se c'è qualche domanda. Vedo, non so se ha un commento. No, di domande per quanto riguarda l'Istituto Cremona, se non, per il momento non ce ne sono, allora io darei la parola del Faravelli. Buonasera a tutti. Buonasera. Mi presento, sono Elisabetta Novarini, sono una docente di diritto economia dell'Istituto Faravelli di Stradella. Presenterò delle slide, anche perché noi abbiamo più settore di istruzione tecnica, sia un economico che uno tecnologico, per cui sarò rapidissima per forza di cose, e vi consiglio, in caso di dubbi, di andare pure sul nostro sito, perché troverete informazioni e video che però, diciamo, per tempistiche non posso farvi vedere completamente ora. Adesso condividerò il mio schermo per farvi vedere la nostra presentazione in PowerPoint. Allora, ok.
Questo è il nostro istituto, è un istituto con varie possibilità di istruzione, verranno presentate infatti anche nei giorni successivi l'istruzione liceale e quella professionale. La nostra istruzione tecnica si divide nel settore economico e nel settore tecnologico. Queste sono le due sedi che noi abbiamo, una a Broni per il liceo e una a Stradella per l'appunto per il polo tecnico professionale. Queste sono i settori che vengono toccati nel nostro polo tecnico professionale di Stradella. Oggi parleremo di amministrazione, finanze e marketing, sistemi formativi aziendali, relazioni internazionali per il marketing, costruzione, ambiente e territorio, informatica e telecomunicazioni e meccanica e meccatronica, la novità dello scorso anno. L'istruzione tecnica, come sapete già, ha lo scopo quello di legare e di unire conoscenze teoriche e culturali di tipo generale che da noi fanno parte di un biennio propedeutico che è molto simile in tutti, nelle differenze di settore ovviamente, negli anni, nei primi due anni. La nostra istruzione, dunque, le ore settimanali di lezione sono 32 o 33 a seconda del settore, il 50% di cultura generale è presente per i 5 anni, italiano, storia, inglese e matematica. Per il primo biennio vengono inserite delle materie di cultura generale che verranno affrontate solo nel biennio, mentre il 20% sono materie di indirizzo. Questo si ribalta letteralmente nel secondo biennio e nel quinto anno. Come vedete, questa è la percentuale di materie di settore, la parte in verde, che viene inserita e che sostituisce parzialmente quelle del primo biennio. Quindi il settore tecnico diventa preponderante nella seconda parte degli studi. Negli istituti tecnici sono previste 150 ore di percorsi per alternanza scuola-lavoro che vengono gestiti con stage aziendali, soprattutto nel periodo estivo. Nel settore economico, quello appunto che prendiamo come primo esempio, le conoscenze sono specifiche proprio, sia economiche sia giuridiche, e possono permettere diciamo, un inserimento immediato nel mondo del lavoro come pure negli studi universitari, perché è tutto quinquennale. Queste sono le nostre, quello che prevediamo, quindi amministrazione, finanze e marketing, AFM, sistemi informativi aziendali, sia relazione internazionale per il marketing, RIM. Per quel che riguarda amministrazione, finanze e marketing, si acquisiscono delle specifiche conoscenze nel settore soprattutto economico-giuridico e presentandovi il monte ore, vi potete rendere conto di come negli anni, nel terzo, quarto e quinto anno, ci sia un incremento notevole di economia aziendale e delle attività proprio di settore specifiche. Per quel che riguarda SIA, l'obiettivo invece è quello di finalizzare verso competenze informatiche per la gestione delle imprese e per l'innovazione tecnologica. Viene quindi permesso agli studenti di prendere proprio coscienza di quello che possono fare attraverso la rete anche informatica e i software applicativi per le aziende. Questo è il piano delle ore per per prima e seconda, terza e quarto anno. In questo caso, tra parentesi, trovate le ore che vengono gestite in laboratorio. Vi faccio notare che per economia aziendale due delle ore previste vengono svolte addirittura nel laboratorio di informatica, perché viene proprio spiegato come utilizzare un sistema di contabilità gestionale delle aziende molto particolare, che è il gestionale Zucchetti. Relazioni internazionali, mi sono scordata che per quel che riguarda l'amministrazione, finanze e marketing, le lingue straniere studiate sono due, la seconda lingua segue quella studiata alle medie. Per quel che riguarda RIM, le lingue sono veramente importanti perché lo studio riguarda soprattutto le relazioni internazionali e quindi le lingue straniere studiate diventeranno tre, ovviamente saranno inglese, francese e spagnolo. Questo è il loro piano orario e anche in questo caso vediamo un aumento notevole delle ore di settore, quindi anche di relazioni internazionali, che è una materia particolare che comunque porta alla conoscenza del mondo economico. Passo al settore tecnologico. Abbiamo
in CAT, costruzione, ambiente e territorio, abbiamo informatica e telecomunicazioni e abbiamo la nostra novità dello scorso anno, che quindi non è più novità, e che è meccatronica. CAT è quello che veniva chiamato, insomma, vecchio geometra per intenderci. Comunque si occupa di un settore molto ampio, vengono utilizzate e imparano a utilizzare i ragazzi CAD, CAM in versione 3D, sicurezza e gestione dei cantieri, l'impiego delle fonti energetiche. Questo dà uno sbocco notevole anche per quel che riguarda, per esempio, le nuove attività legate al super bonus, all'ambiente naturale, alle attività antisismiche e al risanamento strutturale ed architettonico di edifici esistenti. Questo è il loro piano orario e vi faccio sempre notare che numero elevato di ore vengono gestite di materia all'interno dei laboratori, quindi con una possibilità di avere una maggiore attività pratica che gli permetta di capire meglio quello che andranno poi a fare come eventuale lavoro dopo il quinto anno. Informatica e telecomunicazioni ovviamente permette di aumentare le conoscenze informatiche ed elettroniche con competenze particolari legate proprio alle reti, quindi sia sviluppo di applicazioni, sia di server, sia trattamento di server, applicazioni web transnazionali, e il tutto viene studiato utilizzando una serie di applicazioni di linguaggi PC utili per il futuro lavoro. Questo è il piano orario di informatica e telecomunicazioni. Qui il numero di ore che vengono svolte in laboratorio sono decisamente elevatissime. Guardate, in terzo, quarto e quinto anno sono addirittura 9, quindi svolgimento di attività e di materie direttamente in laboratorio con la possibilità di avere una codocenza. Questa è la novità dello scorso anno, che è meccanica e meccatronica. È in grado di, allora diciamo che è stato attivato come corso su richiesta vera e propria della Camera di Commercio di alcune famiglie e imprese della zona, perché mancava proprio questo tipo di figura lavorativa. Quindi tecnologicamente con meccanica ed elettronica si utilizzano moltissimo i laboratori già esistenti e attivi all'interno dell'Istituto Faravelli per far sì che si attivi il ragazzo per quel che riguarda la programmazione, la robotica, tutto ciò che riguarda l'informatizzazione all'interno della meccanica e dell'elettronica. Entrambi i laboratori vengono svolti. Come vi ho detto, le ore settimanali sono 32-33 dalle 8 alle 14, le ore mancanti non vengono perse ma vengono svolte con attività in DAD nel pomeriggio. Il registro elettronico è attivo e permette alla famiglia di verificare in tempo reale sia le assenze, sia i ritardi, impegni, valutazioni e anche le comunicazioni che vengono date dalla scuola. Questi sono in numero i laboratori che noi abbiamo presenti, il numero di laboratori che abbiamo presenti nelle nostre strutture e alcuni decisamente innovativi. Queste sono alcune immagini, le scorro veloci perché mi sono resa conto che credo manchi un minuto, l'ultima uno o due minuti, e vi faccio giusto vedere qualche immagine. Velocemente, queste sono le certificazioni internazionali e le eccellenze che noi riusciamo a dare. Abbiamo sia le certificazioni di lingue possibili in quinta, come l'ICDL, quindi o Cisco, che sono delle certificazioni informatiche estremamente importanti. I ragazzi possono svolgerle all'interno della nostra scuola. Ecco, queste sono le attività varie, laboratorio teatrale, laboratorio di legalità, gruppi sportivi, soggiorni all'estero che speriamo di poter riprendere al più presto, come era già stato fatto, e questo è il PCTO, quindi gli stage estivi che vengono previsti nei luoghi di lavoro.
Volevo accelerare per farvi vedere la schermata degli Open Day. Noi siamo in presenza sabato 27 novembre nel pomeriggio. Qui vedete anche, perché siamo un unico istituto, anche il polo liceale di Broni, che vi verrà spiegato domani. Sabato 11 dicembre al mattino in presenza a Stradella. Giovedì 2 dicembre ci sarà un Open Day online. Martedì 18 gennaio ne avremo un altro in presenza. Ovviamente, vista la situazione, è assolutamente fondamentale che voi prenotiate sul sito la vostra presenza. Il ragazzo potrà essere accompagnato da un solo genitore, ovviamente, ma questo ci permette, avendo anche una struttura piuttosto ampia, di farvi vedere l'istituto. Nel caso di necessità e per informazioni o generali o colloqui riservati legati a BES o a dirigente, queste sono le mail che potete di cui potete prendere nota. Ecco, io credo di aver terminato. Ho sforato? No, professoressa Novarini, grazie. Ho cercato di accelerare. Vi ringrazio perché state tutti nei tempi. Io direi, se non ci sono domande, mi sembra di non vederne, passerei la parola al collega del Cardano, alla collega, scusate, la professoressa Gabutti del Cardano. Ecco. Buonasera a tutti, buonasera. Grazie dell'opportunità di aver organizzato questa serata in modo tale che le famiglie possano avere un'idea, ecco, dell'offerta formativa. Condividerò alcune diapositive. Confermatemi per cortesia che si vedono. Ancora no. Ok, si vedono? No, ancora no. Provi a rifare la condivisione col tasto share qua. Ecco, ok, perfetto. Adesso può andare sulle slide. Mille. Le vediamo, perfetto. Grazie. Allora, chiaramente il tempo è poco e io vorrei proprio puntare su far nascere in chi ascolta il desiderio di ulteriori approfondimenti, di ulteriori informazioni, perché veramente è impossibile presentare una scuola così ricca come il nostro istituto in 10 minuti. Andrò ai punti focali. Qui vedete, noi abbiamo sia istituto tecnico che liceo scientifico di cui si parlerà domani, però il fatto di essere in condivisione sia di spazi che di docenti con un liceo chiaramente consente uno scambio sia tra ragazzi sia tra docenti. Molti di noi docenti insegnano sia al liceo che all'istituto tecnico, per cui questo aumenta sicuramente le competenze e la ricchezza dell'offerta formativa. Siamo collocati a una decina di minuti dalla stazione, sia quella ferroviaria che da quella delle autocorriere, e questo ovviamente consente una quotidianità che sia comunque più agevole per gli studenti che vengono da fuori, che chiaramente rappresentano buona parte dell'utenza degli istituti superiori. La scuola si trova situata lungo il fiume Ticino, lungo il parco del Ticino, e questo consente, ha sempre consentito anche nei momenti di restrizione più vincolante, di comunque di svolgere l'attività di scienze motorie all'aperto e anche a volte di fare lezione nei nostri cortili quando era necessario, magari anche utilizzare spazi più ampi. Il nostro istituto tecnico si caratterizza per un biennio che ha valenza propedeutica, quindi un biennio comune ai vari indirizzi, in cui solo nel secondo anno si segue una disciplina caratterizzante. Questo consente anche di poter usufruire di una possibilità anche eventualmente di ridefinire le proprie scelte in favore dei ragazzi, in quanto spesso sappiamo che arrivati alla fine del percorso della terza media non è sempre chiarissimo quali possono essere le attitudini, gli interessi di un ragazzo. Ecco, il fatto di avere un biennio strutturato in questo modo consente di poter cambiare l'indirizzo scelto fino alla fine del secondo anno, senza dover perdere l'anno e senza sostenere esami integrativi.
i nostri numeri, siamo una scuola grande, ma siamo una scuola contemporaneamente anche compatta, abbiamo molte aule multimediali, un'aula magna che è stata rifatta recentemente, una biblioteca, un bar, una palestra molto grande di 1600 metri quadri e un'aula, chiamiamola gradinata, che è un po' come un'aula magna in miniatura. I nostri studenti sono tanti, siamo tanti anche noi docenti e sono ampie le strutture. Tutta l'area dei laboratori è attualmente in fase di ristrutturazione per consentire poi di usufruire di attrezzature ancora più moderne di quelle fino ad ora a disposizione degli studenti. I ragazzi hanno la possibilità di parcheggiare all'interno con il loro scooter e di poter accedere alle lezioni. Noi abbiamo 4 indirizzi come istituto tecnico: chimica, elettrotecnica, informatica e meccanica. Oltre a questo poi il liceo di cui si parlerà domani, si parlerà in un altro momento. Come vedete i BN sono comuni, la materia che differenzia ciascun indirizzo è questa, scienze e tecnologie applicate durante il secondo anno. Chimica invece nel secondo biennio e nel terzo anno, quindi quello che noi genitori chiamiamo nel triennio, si caratterizza per queste 3 materie di indirizzo: chimica analitica, chimica organica e tecnologie chimiche e industriali. Tutte le altre materie proseguono: italiano, inglese, storia, matematica, ma buona parte del Monte Ora viene definito in base alle materie di indirizzo. Tra parentesi, vedete le ore che vengono svolte in laboratorio. Ricordiamo che le ore in laboratorio, oltre ad essere caratterizzanti, beneficiano sempre della presenza di 2 docenti. C'è il docente curriculare e c'è anche l'insegnante tecnico pratico, proprio per consentire all'alunno di essere maggiormente seguito. Per quanto riguarda l'indirizzo di elettronica, le materie caratterizzanti, abbiamo tecnologie e progettazione di sistemi elettrici, elettrotecnica e sistemi automatici. Informatica. Informatica è caratterizzata dalla materia di informatica, che soprattutto si concentra sulla programmazione, ma a fianco abbiamo altre discipline caratterizzanti, sistemi e reti, che si occupa in particolare dei protocolli di sicurezza, di reti, di sistemi di cyber security, la gestione tecnologie e progettazione di sistemi informatici, che noi abbreviamo con TP-SIT, e poi telecomunicazioni, che nel quinto anno lascerà il posto a gestione, progetto e organizzazione di impresa, che noi familiarmente chiamiamo GIPO. L'indirizzo di meccanica come materie caratterizzanti presenta meccanica, macchine, energia, sistemi di automazione e tecnologie meccaniche e in più disegno e progettazione. Dallo scorso anno, novità che si è affiancata all'indirizzo tradizionale di meccanica e meccatronica da noi presente da sempre, è stata l'articolazione di energia. Quindi all'interno dell'indirizzo di meccanica ci sarà una sezione che segue l'articolazione energia, che affiancherà alle materie tradizionali dell'indirizzo meccanico anche impianti energetici, quindi il disegno e la progettazione di impianti energetici. Oltre a tutto questo, ovviamente grandissima importanza ai percorsi per le competenze trasversali all'orientamento, non solo per l'esperienza dello stage, che comunque è centrale nella formazione dei ragazzi, gli stage aziendali, ma con tutto un lavoro di accompagnamento, di corsi sulla sicurezza, di visite aziendali, che viene svolto nell'arco del triennio. L'offerta formativa curricolare si arricchisce da diversi corsi e progetti che vengono svolti il pomeriggio. Vedete le certificazioni, sia il TET che il FIRST, la certificazione Cisco, l'AutoCAD, i corsi pomeridiani per la progettazione meccanica bidimensionale, i programmi di mobilità internazionale, l'Erasmus Plus, ma anche progetti con alcune associazioni come Intercultura, che stanno per partire a breve, e poi ovviamente l'istruzione domiciliare e un'offerta formativa pomeridiana che quest'anno si è arricchita anche di diversi piani finanziati con fondi europei, che riguardano sia la chimica, che l'informatica, che la robotica.
queste sono alcune delle attività che si possono svolgere nella nostra palestra. Ecco, volevo rimandare per tutto quanto non riesco a dire oggi a questa parte del nostro sito che contiene dei video che abbiamo appositamente girato per illustrare la nostra scuola. C'è un video generale, poi c'è un video per ciascuno degli indirizzi che vi ho presentato: informatica, meccanica, elettrotecnica e chimica. Abbiamo il totem dove i ragazzi timbrano la presenza al mattino, quindi ciascuno studente è dotato di badge, la presenza viene subito registrata e la famiglia a casa vede presenze, assenze, eventuali ritardi in tempo reale. Anche per le giustificazioni, per le comunicazioni scuola-famiglia è stato adottato il libretto web, per cui non abbiamo più il libretto cartaceo, ma da quest'anno le comunicazioni arrivano direttamente sul registro elettronico. Questi sono i nostri open day che avverranno in streaming. Di solito dobbiamo gestire numeri molto alti e vengono realizzati appunto questi open day in streaming, ma a gennaio abbiamo intenzione di organizzare dei laboratori aperti per gruppi ridotti di ragazzi che potranno lavorare direttamente nei nostri laboratori sotto ovviamente la guida dei nostri docenti. Saranno laboratori aperti che verranno svolti di sabato. Io ho concluso e vi ringrazio, aspetto le vostre domande. Abbiamo anche una mail, orientamento@itiscardanotv.edu.it, che comunque trovate sul nostro sito. Grazie. Grazie professoressa Gabutti. Passo la parola al professor Salvadeo dell'Istituto Tecnico Agrario Gallini. Buonasera, dunque io farei subito partire il video che ho condiviso col professor Curano. L'Istituto Carlo Gallini è un'isola verde al centro della città di Voghera, circondato da giardini, campi sperimentali, vigneto, frutteto, serre, roseto, è comodamente raggiungibile con tutti i mezzi pubblici. È un istituto tecnico inserito nel settore tecnologico e offre due indirizzi, indirizzo agrario, indirizzo chimico. Il corso di studi è di 5 anni, un biennio comune seguito da un triennio di carattere tecnico-scientifico. Il diploma di istruzione tecnica in agraria, agroalimentare, agroindustria prepara tecnici qualificati per i settori agronomici ed ambientali. Dal terzo anno si può scegliere fra tre articolazioni: produzioni e trasformazioni, gestione dell'ambiente e del territorio, viticoltura ed enologia. L'articolazione produzioni e trasformazioni tratta di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti vegetali e animali, con attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e all'utilizzo delle biotecnologie. Salve a tutti, sono Matteo e ho scelto Agrarian perché racchiude un po' tutte quelle che sono le mie passioni, in particolar modo il corso di produzione e trasformazioni, perché io vorrei proseguire gli studi con veterinaria o produzioni animali. L'articolazione gestione dell'ambiente e del territorio si occupa di conservazione e tutela del patrimonio ambientale. Si apprendono e si mettono in pratica le tecniche di agricoltura sostenibile. Ciao ragazzi, mi chiamo Cecilia e frequento la classe quinta di indirizzo gestione ambiente del territorio. Quest'anno sono rappresentante di istituto insieme ad altri tre ragazzi. Questa scuola ogni anno di più è riuscita ad amplificare i miei interessi rendendoli vere e proprie passioni e facendomi così continuare sulla stessa strada. L'articolazione viticoltura ed enologia si occupa di produzioni vitivinicole, trasformazione e commercializzazione dei vini. Questa articolazione permette l'accesso a un sesto anno presso il nostro istituto per il conseguimento della specializzazione in enotecnico. Ciao ragazzi, sono Costanza e frequento il quinto anno dell'Istituto Tecnico Carlo Gallini. In quanto rappresentante di istituto, mi sento di consigliarvi questa scuola, non solo perché è una scuola diversa dalle altre, ma anche perché vi offre numerose opportunità sia in campo universitario che in campo lavorativo. Il diploma di istruzione tecnica in chimica, materiali e biotecnologie prepara tecnici qualificati nei settori chimico-industriale, biotecnologico e sanitario. Dal terzo anno si può scegliere fra due articolazioni: biotecnologie ambientali, biotecnologie sanitarie.
In biotecnologie ambientali si approfondiscono la chimica e la biologia di carattere ambientale per la salvaguardia degli ecosistemi e della loro biodiversità. Ciao a tutti, sono Rebecca e frequento il quinto anno della classe biotecnologie ambientali. Ho scelto questo indirizzo perché sin da piccola la mia grande passione è la biologia e infatti anche in seguito frequenterò l'università di biologia. Il Gallini non è una scuola facile, ma affrontata con la giusta testa dà grandi soddisfazioni. Fate la scelta giusta. In biotecnologie sanitarie si apprende l'uso delle tecnologie sanitarie nel campo farmaceutico e alimentare. Mi chiamo Alessia e frequento il quinto anno dell'articolazione biotecnologie sanitarie presso l'Istituto Tecnico Agrario Carlo Gallini. Ho deciso di scegliere questa scuola perché per me si è distinta tra le altre ed in particolar modo mi ha insegnato e continua ad insegnarmi veramente tanto, non solo in ambito scolastico. Ho scelto questa articolazione perché grazie alle materie scientifiche che studio ho potuto capire quale sia la mia possibile scelta di facoltà universitaria che vorrò per l'appunto intraprendere. L'edificio scolastico è circondato dall'azienda agraria Tevere, di 14 ettari. Il cuore del nostro istituto sono i laboratori, dove gli studenti trasferiscono i concetti teorici in attività pratiche utilizzando modernissime attrezzature di analisi. 4 laboratori di chimica, un laboratorio di trasformazione dei prodotti, 2 laboratori di scienze, un laboratorio di enologia, 2 laboratori di informatica, un laboratorio linguistico, un laboratorio tecnologico 3.0. Oltre ai laboratori abbiamo altre strutture, 3 serre per esaltazioni di florovivaismo, la cantina didattica per la produzione del vino, un'aula tecnica di zootecnia, la palestra, i campi da calcio, calcetto, pallavolo, basket, la biblioteca e l'osservatorio meteorologico. Peculiarità della scuola è il convitto, sia maschile che femminile. Offre vitto con cucina interna, aule per lo studio e spazi per i momenti ricreativi. Gli studenti sono seguiti da personale educativo specializzato. Il semiconvitto permette agli alunni di usufruire del servizio mensa e di aule per lo studio assistito nelle ore pomeridiane. Ciao, sono Eric, sono un convittore, difatti vivo alla scuola 360 gradi. E ho scelto l'agraria perché è un po' la mia passione ed è anche un po' la mia vita. Il nostro istituto si distingue per numerosi progetti su tematiche di grande attualità ed inseriti nel Project Work, nell'ambito del PCTO, ovvero l'alternanza scuola-lavoro. Il più innovativo, Agricoltura 4.0. Gli studenti imparano ad ottimizzare le risorse dell'agricoltura utilizzando nuove tecnologie come strumentazioni digitali, sensori, macchine automatizzate, droni. Il più salutare, il progetto Nutraceutica. Ci si occupa del rapporto tra alimentazione e salute, applicando gli studi a prodotti del territorio, come il peperone di Voghera, le erbe officinali e il mais 8 file. Il progetto di educazione finanziaria per sviluppare una cultura imprenditoriale che renda possibili nel futuro degli studenti scelte consapevoli in campo economico e finanziario. Il progetto di economia circolare che riguarda la sostenibilità ambientale. Ci si occupa del riciclo di materiale organico per ripristinare la fertilità del terreno e non solo. Abbiamo tanti altri progetti di carattere scientifico ed educativo-formativo. I nostri progetti hanno vinto premi importanti in concorsi internazionali, ad esempio quello dell'Unione Europea dei Giovani Scienziati, promosso da FAST, Federazione Associazioni Scientifiche e Tecniche, oppure il concorso Seeds and Chips, sui metodi innovativi per l'introduzione dell'agricoltura nei paesi sottosviluppati. E dopo il diploma? Al termine del percorso di studi c'è la possibilità di accesso a tutte le facoltà universitarie, oppure ci si può inserire direttamente nel mondo del lavoro, con sbocchi occupazionali nel settore pubblico e privato di aziende e industrie o nell'esercizio della libera professione. Ciao a tutti, sono Federico, un ex studente dell'Istituto Gallini. Al momento studio Scienze Politiche delle Relazioni Internazionali a Milano. Quello che mi ha lasciato il Gallini, oltre a una grande quantità di nozioni che attualmente ritrovo molto utili a livello universitario, sono le relazioni.
relazioni che ho costruito con persone anche di altre nazioni, questo per l'attenzione che ha il Gallini ai progetti più internazionali. Avrei altre 20 minimo considerazioni da fare a favore appunto della mia iscrizione al Gallini, del perché lo rifarei, ma non ho tempo, per questo concludo dicendo che per me il Gallini ha fatto sicuramente la differenza. Sono Carlo, sono un ex studente del Gallini che ora sta affrontando un periodo di apprendistato presso uno studio agronomico necessario per poter poi conseguire l'esame di Stato. Dopo 5 anni trascorsi tra questi corridoi posso dirvi sinceramente cos'è stato il Gallini per me. Innanzitutto una seconda casa, anzi una seconda famiglia dove ci si conosce con tutti, ma soprattutto con tutti se almeno un minimo di confidenza. Poi, beh, i ricordi che ho all'interno di queste mura sono qualcosa di indescrivibile. Come indescrivibile, ahimè, anche le lacrime versate il mio ultimo giorno di scuola, prima di uscire dal Gallini per l'ultima volta della mia vita da studente. Si può anche accedere a corsi post-diploma. Nel nostro istituto sono organizzati corsi post-diploma per perito estimatore danni da avversità atmosferiche, enotecnico, il rilascio del patentino per l'uso di fitosanitari, il rilascio del patentino per la conduzione di trattori a cingoli e su gomma. Visita il nostro sito per saperne di più. Bene, dunque, mi sembra che di avere ancora un minuto a disposizione. Ci darei a sottolineare che il sito è gallini.edu.it, dove potrete iscrivermi per gli open day dell'11 novembre, del 20, del 27 novembre, del 4 dicembre, oltre alle due date di gennaio, 14-15 gennaio, oltre ai mini stage che la nostra scuola organizza nei mesi di dicembre e gennaio, quindi la possibilità, sempre su prenotazione, da parte dei ragazzi il pomeriggio di poter venire e fare delle esperienze laboratoriali, oltre che visitare la scuola, conoscere un po' anche gli ambienti. Sottolineare l'aspetto che è stato espresso nel video, quello di, nel cuore pulsante della scuola sono le attività laboratoriali che fanno un po' proprio da collegamento anche fra i due indirizzi, che non sono due entità distinte, ma permettono proprio attraverso la progettualità, i progetti che abbiamo sentito, di creare proprio una condivisione di lavori, esperienze e appunto attività laboratoriali. L'esempio è la nutraceutica, dove se dal punto di vista agrario si cerca di guardare gli aspetti puramente agronomici, l'aspetto chimico viene appunto analizzato e qualitativamente e quantitativamente dai nostri studenti e dai nostri ITP del corso chimico, sia dal punto di vista, diciamo, prettamente chimico, sia dal punto di vista del sanitario, quindi aspetti nutrizionali. Io, mi dica, sì, dottoressa Cristiani, se manca ancora del tempo. Sì. Se ha concluso, va bene. Ho concluso, spero che se si è visto bene, mi vedo un po' bloccato come immagine. Ma sì, la vediamo bloccato, ma l'importante è che arrivino le parole, quindi la voce si sente e va tutto bene. Bene, bene. La ringrazio. Grazie a voi. Grazie mille e passerei la parola al professor Barbieri dell'Istituto Calvi. Buonasera. Buonasera a tutti. Sono il professor Simone Barbieri dell'Istituto Calvi, insegno le materie di indirizzo, le materie professionalizzanti dell'indirizzo grafico, ormai da 15 anni, 16 forse, e quindi ho seguito tutta la trasformazione dell'istituto, del settore grafico dell'istituto, dal momento che la grafica in istituto è presente da circa una ventina d'anni, ed ha seguito tutte le evoluzioni che le ultime riforme hanno portato, per cui nasciamo come un istituto con un indirizzo grafico professionale, poi stato sostituito a seguito di una prima riforma
dal corso IFP, che è di nuovo e ancora presente in istituto, lo vedremo tra poco, e negli ultimi anni a fianco a questo corso IFP di tecnico operatore grafico siamo partiti con l'avventura dell'istruzione tecnica, convinti che questo doppio percorso sia un forte arricchimento sia per l'istituto che per i ragazzi, naturalmente. Faccio una breve presentazione dell'istituto, così che magari anche chi non è di Voghera riesca a farsi un'idea di un istituto che magari giustamente non conosce. L'istituto Calvi è un istituto, possiamo dire, storico. Vedete la condivisione? Immagino di sì. Sì, la vediamo, professore. Ok, perfetto, grazie. Stavo dicendo, l'Istituto Calvi è un istituto che possiamo dire storico, nel senso che la sua presenza su Voghera e sul territorio limitrofo c'è e persiste da 88 anni. È stato istituito nel 1933 come scuola di avviamento professionale, prevalentemente nei settori della meccanica e della fanalemeria, e si è rinnovata nel tempo seguendo le innovazioni tecnologiche del secolo scorso, assecondando anche le richieste delle realtà produttive locali e ampliando al tempo stesso la propria offerta formativa. Questo percorso l'ha portata a diventare nel tempo prima un istituto professionale e poi da qualche anno ormai ad oggi un istituto di istruzione superiore che raccoglie all'interno delle sue tre sedi, due su Voghera, la centrale, appunto quella in via Ricotti, di fronte alla stazione, quindi comoda con ogni mezzo, e oltre alla sede Maragliano, sempre di Voghera, anche la sede di Varzi. Su queste tre sedi è articolata un'offerta formativa che va dai corsi IFP, quindi corsi di matrice, diciamo così, più comunemente detti regionali, che nella fattispecie, di cui nella fattispecie cito appunto il corso di operatore tecnico per la grafica ipermediale, che è il corso, come dire, complementare al tecnico di cui parleremo tra poco. Oltre a questi corsi IFP abbiamo una certa quantità di corsi anche eterogenei tra di loro, professionali, e questi corsi di cui stiamo parlando adesso verranno presentati nella giornata di mercoledì, sempre in questa occasione, e poi un corso sempre professionale serale, e in ultimo, ma diciamo, come si dice, non ultimo, il corso di istruzione tecnica in grafica e comunicazione. In questo momento il corso di istruzione tecnica, grafica e comunicazione, diciamo, è il focus di questa comunicazione. Si tratta di un corso che è dedicato alla formazione di tecnici in grado di creare e gestire elementi di comunicazione legati alla pubblicità o anche completamente slegati da essa. Quando si parla di grafica spesso si sovrappone il concetto di grafico alla pubblicità, ma vedremo adesso tra poco che non è esattamente così. Il tecnico in grafica e comunicazione riesce ad elaborare un messaggio e a trovare una sintesi grafico-testuale migliore in funzione del messaggio e del mezzo di comunicazione a cui è affidato. Quindi l'attenzione è proprio al processo comunicativo. Diventa importante e necessario conoscere qual è il target di quello che si vuole dire e cercare di sfruttare a proprio vantaggio anche i mezzi in funzione di questo target. In questo momento il grafico è sicuramente una delle professioni più attuali, dal momento che praticamente ogni oggetto che ci circonda e che utilizziamo tutti i giorni è studiato dal punto di vista grafico, e sempre più informazioni vengono tradotte in sintesi visiva. E questo appunto a ribadire il concetto a cui facevo riferimento prima, cioè che la grafica non è soltanto pubblicità. Ognuno di noi oggi sicuramente utilizza per una certa quantità di tempo durante la sua giornata degli smartphone o dei tablet che hanno interfacce grafiche, esclusivamente grafiche. Al lavoro molti di noi utilizzano degli strumenti che vengono gestiti tramite display con simboli. Sui quotidiani o sugli altri mezzi di informazione le principali notizie sono spesso sintetizzate attraverso l'uso di infografiche. E inoltre, infine, i luoghi che spesso visitiamo sono
accompagnati nella visita, ci accompagnano alla visita delle grafiche, delle infografiche che ci permettono di recarci dove vogliamo senza sbagliare anche a una prima visita. Voi capite che in un contesto del genere essere in grado di elaborare e sintetizzare informazioni complesse in sintesi visive, chiare ed efficace è un compito molto complicato, e l'obiettivo del corso è proprio quello di offrire agli studenti gli strumenti per riuscire in questo compito così, così complesso e così delicato. L'offerta formativa si basa naturalmente su un'importante base teorica, completata da una ampia serie di esercitazioni laboratoriali ed arricchito da un monte ore di PCTO, ovvero i percorsi per le competenze trasversali e orientamento, svolti in collaborazione con le decine di aziende che fanno parte della rete dell'istituto. Il 27 di novembre terremo il primo Open Day e quindi vi invito a recarvi sul sito dell'istituto, questa è la prima parte della home page, a cercare questa sezione che è quella che vi dà la possibilità di iscrivervi agli Open Day, nel senso che l'Open Day sarà un Open Day diciamo ristretto, in forma ristretta, viste insomma la situazione contingente, durante il quale potrete visitare su appuntamento tutta la struttura scolastica e avrete la possibilità di visionare anche i laboratori. In istituto solo per il settore grafico abbiamo tre laboratori, uno di informatica pura, due di grafica e uno di fotografia con relativa sala pose. Per quanto riguarda nozione che magari non può essere molto importante per le famiglie, per quanto riguarda lo sviluppo orario, come tutti gli istituti di questo genere, basato su 32-33 ore, 32 durante il secondo e quinto anno, 33 per il primo anno, noi però lo articoliamo solo ed esclusivamente sulle mattinate, con orario 8-14, senza alcun tipo di rientro e con il sabato, su 5 giorni, quindi il sabato a casa. È un istituto, è una scuola altamente inclusiva, abbiamo sempre avuto un'attenzione particolare verso quei ragazzi un pochino più particolari, un pochino più fragili. Non mi resta che ricordarvi la data dell'Open Day al 27 di novembre e invitarvi a fissare l'appuntamento per poterci vedere di persona e a quel punto magari approfondire le eventuali curiosità che potreste avere. Professor Barbieri, la ringrazio, grazie mille. Grazie e passo la parola al professor Gruppi del Tosi di Codogno, Istituto Tecnico Agrario. Buonasera a tutti, buonasera a lei. Mi presento, sono Gruppi Andrea, sono un docente dell'Istituto Tecnico Agrario di Codogno. La nostra scuola si trova in provincia di Lodi, nel Basso Lodigiano. E è un istituto che tecnico con ordinamento agrario, agroalimentare e agroindustria. È una scuola fondata nel 1959, è stato il primo istituto tecnico della provincia di Milano e l'attuale sede è occupata dal 1979. Io insegno in questa scuola chimica e trasformazione dei prodotti. Il percorso di studi nella nostra scuola dura 5 anni, c'è un biennio unitario comune a tutte le classi, dopodiché a partire dal secondo anno i ragazzi scelgono quale articolazione intraprendere. L'offerta è quella di tre articolazioni che sono produzione e trasformazioni, gestione dell'ambiente e del territorio, viticoltura ed enologia. Vorrei condividere una presentazione in modo tale da mostrarvi quali sono gli spazi della nostra scuola. Il nostro istituto si trova alle porte di Codogno ed è raggiungibile con diversi mezzi pubblici, sia con i treni che con autobus. La particolarità della nostra scuola è quella anche di avere un convitto che può ospitare circa 100 persone, tanto che l'utenza
che frequentano le nostre classi non proviene solo dalla provincia di Lodi, ma da numerose province del nord Italia. La particolarità, oltre al convitto, è anche che il nostro istituto fa parte di un complesso all'interno del quale è presente la scuola, ma che rientra in un'azienda agricola di 22 ettari, quindi la scuola possiede questa azienda agraria di 22 ettari, all'interno della quale si trovano i laboratori, si trova l'aula magna, si trovano gli uffici e il convitto stesso. L'azienda ha indirizzo zootecnico, sono presenti una stalla con un allevamento di bovine, di vacche da latte, sono circa una cinquantina di capi di lattazione, sono presenti poi altre strutture, abbiamo delle serre in vetro, abbiamo dei tunnel, abbiamo dei frutteti. Con il termine frutteti intendo la presenza di un vigneto, di cotogneti e di altre tipologie di alberi da frutto. Quindi chi frequenta il nostro istituto svolge sia attività laboratoriali all'interno della struttura stessa, quindi nelle aule deputate ai laboratori, sia all'esterno, quindi nell'azienda agraria, dove si effettuano vari tipi di attività. Ecco. Per quanto riguarda il monte ore settimanale di lezione, sono 32 per gli anni successivi al primo, mentre il primo anno sono 33 ore settimanali. I ragazzi possono decidere se effettuare la settimana lunga o la settimana corta. Nel caso in cui si decida la settimana corta, le lezioni sono dal lunedì al venerdì e terminano alle ore 12 di venerdì. In questo caso però è necessario, sono presenti 5 pomeriggi a settimana, quindi dal lunedì al giovedì, mentre chi fa la settimana lunga farà lezione dal lunedì a sabato compreso, tutti i giorni dalle 8 alle 13 con un pomeriggio alla settimana. La caratteristica della nostra scuola è un po' quella di avere materie, oltre alle materie classiche, avere materie tecniche altrimenti professionali nelle quali si svolgono attività di laboratorio. Le ore di laboratorio sono generalmente una per ogni materia di lezione, una alla settimana. Le articolazioni che proponiamo consentono ai ragazzi di specializzarsi in diversi ambiti. Chi sceglie l'articolazione produzione e trasformazioni si specializza su quello che è il settore agroalimentare, quindi la trasformazione degli alimenti, la loro commercializzazione, il controllo della loro qualità. Chi sceglie l'articolazione viticoltura ed enologia si specializza invece nel settore vitivinicolo e nella trasformazione dell'uva in vino e in altri prodotti, diciamo, che possono essere ottenuti a partire dal mosto d'uva o dai sottoprodotti della lavorazione dell'uva. Chi sceglie invece l'articolazione gestione dell'ambiente e del territorio si specializza in quella che è, diciamo, la pianificazione territoriale, con particolare riguardo a quelle che sono le problematiche legate al mondo rurale, alla qualità dell'ambiente e alla natura in genere. Ecco. Oltre alle materie di studio, la nostra scuola offre una serie di corsi, corsi extracurricolari. Questi corsi sono certificati e possono essere poi, diciamo, portati all'interno del curriculum dello studente un domani nel mondo del lavoro. Abbiamo diversi corsi, ve ne cito alcuni a titolo di esempio: il corso di caseificazione. Nella nostra azienda agricola è presente anche un caseificio, due volte alla settimana viene lavorato il latte prodotto nella stalla e i ragazzi hanno la possibilità di fare esperienza all'interno del caseificio. Abbiamo il corso di fecondazione artificiale, abbiamo corso per l'uso delle macchine e dei mezzi agricoli, abbiamo il corso per l'uso dei droni in agricoltura, sulla parte teorica, abbiamo il corso per conseguire il patentino all'uso dei prodotti sanitari e altri corsi.
che tipo di sbocchi professionali può offrire il nostro istituto? La nostra scuola vi dà la possibilità di seguire qualunque tipo di facoltà, nell'ipotesi in cui decideste di continuare, di proseguire negli studi una volta completato l'iter di 5 anni da noi. Abbiamo ex studenti che sono diventati veterinari, chi è diventato medico, chi ha scelto di lavorare, di non proseguire negli studi. Quindi, diciamo, non avete nessun tipo di preclusione per quanto riguarda la scelta delle facoltà che doveste decidere di seguire un domani. Se avete l'intenzione di continuare a proseguire negli studi ma non affrontare un percorso di carattere universitario, potete, la nostra scuola offre la possibilità di frequentare dei corsi post diploma. Siamo l'Istituto Tecnico Agrario Tosi, è fondatore della Fondazione ITS di Lodi, che ha come partner diverse importanti aziende lodigiane, e questa fondazione offre la possibilità di frequentare dei corsi biennali altamente specializzanti. Diversamente, se scegliete di iniziare un'attività lavorativa, il ventaglio che vi offre questo nostro diploma è quello di potervi impiegare in diversi settori. Dalla libera professione, ad esempio, questa è un'attività che è possibile svolgere dopo un periodo di praticantato di 3 anni. È chiaro che al termine del periodo di praticantato sarà necessario svolgere l'esame di Stato e iscriversi ovviamente al Collegio dei Periti Agrari. Potete quindi a quel punto prestare consulenza sia a privati che a enti pubblici, oppure lavorare in aziende del settore agrario, agroalimentare, come ad esempio amministratori, gestori dell'azienda, oppure, diciamo, deputati al controllo della qualità degli alimenti, nell'ipotesi in cui sia un'azienda agroalimentare. Altre possibilità sono quelle di entrare in un'azienda agricola di tipo tradizionale, oppure un'azienda agricola specializzata nel settore dell'allevamento. Altre possibilità sono ancora quello di intervenire nei sistemi produttivi legati alle bioenergie, oppure alla gestione e alla tutela del patrimonio naturale, quindi come possono essere i parchi, le riserve o le aree protette in generale. Quindi gli sbocchi, ecco, sono molteplici. La scuola è attenta ai bisogni educativi di tutti, anche delle persone più fragili, ritiene lo sport una cosa interessante per i ragazzi e molto importante. Tra le strutture che abbiamo a disposizione ci sono 2 palestre, i ragazzi hanno la possibilità di partecipare ai giochi sportivi d'istituto e anche ai giochi sportivi studenteschi provinciali. Garantiamo poi la partecipazione a uscite didattiche, viaggi di istruzione, e siamo partner organizzativi della Fiera Agricola di Codogno, che è una fiera storica che si tiene tutti gli anni in provincia di Lodi. Quest'anno, tra l'altro, riparte dopo 2 anni di sosta a causa del problema sanitario. Offre inoltre dei progetti. Mi collego a quanto ho appena detto riguardo alla Fiera di Codogno. Uno dei progetti a cui partecipano con entusiasmo i ragazzi è proprio il progetto Fiera, che vede i ragazzi impegnati durante il mese che precede la fiera nella preparazione degli animali. Noi partecipiamo con uno stand dove mostriamo i prodotti che produciamo e che commercializziamo nel punto vendita che si trova all'interno dell'azienda agricola stessa, e partecipiamo anche con i nostri animali che sfilano durante la manifestazione fieristica. I ragazzi imparano a gestire gli animali in toto, in quella che è la loro pulizia, in quella che è la loro movimentazione all'interno dei ring durante la fiera.
Per quanto riguarda il discorso del convitto, la scuola offre questa possibilità, sono circa 100 posti disponibili. Il servizio di convitto prevede lavanderia, prevede stireria, c'è la presenza di una mensa dove i ragazzi possono fare colazione, pranzare e cenare, e c'è un servizio 24 ore su 24 di educatori che seguono i ragazzi sia per quanto riguarda lo studio sia per quanto riguarda la loro sorveglianza. La nostra scuola offre tra l'altro anche un servizio di semiconvitto, per cui per chi non fosse interessato al convitto c'è la possibilità di iscrivere i ragazzi al semiconvitto. In questo caso gli studenti sono seguiti nel dopo scuola fino alle 5 del pomeriggio. Questa soluzione viene scelta generalmente da famiglie che hanno entrambi i genitori che lavorano. Un'altra delle cose di cui non vi ho parlato, ma che è presente nella nostra scuola, è l'aula magna. Abbiamo uno spazio che contiene circa 400 posti a sedere, oggi con le norme Covid sono meno, però comunque un grande spazio che viene sfruttato sia dagli studenti sia dai docenti, ma anche aperto al pubblico durante lo svolgimento di diversi convegni che si sono sempre svolti nella nostra scuola, in primis il convegno di apertura sempre della Fiera Agricola di Codogno. Ecco, questo è un po' il nostro istituto. Quest'anno volevo solo chiudere dicendo che abbiamo organizzato 4 open day, saranno fatti su prenotazione in presenza, le date sono il 13 di novembre, il 27 di novembre, l'11 di dicembre e il 15 gennaio. Chi volesse partecipare può inviare una mail, trova l'indirizzo internet sul sito nostro della scuola. E noi come scuola, anticipo, poi lo dirò alla fine, condividiamo tutto con i nostri ragazzi. Parlo sia per Tradella, Broni, Santa Maria della Versa. Tutto quello che ci inviate noi lo condividiamo, quindi state tranquilli tutti, mi rivolgo a tutti. Grazie professor Gruppi. Grazie a voi. Passo la parola al professor Vicini dell'Istituto Volta di Pavia. Grazie. Professore, deve attivare l'audio perché non la sentiamo. Grazie. Un saluto alla preside e a tutti i colleghi. L'Istituto Volta di Pavia, che oggi rappresento nel suo ramo Geometri, è una delle scuole professionali storiche della città. L'Istituto per Geometri è effettivamente uno di quelli più antichi tra quelli che sono sorti a Pavia. Credo che vediate le slide. Il Volta è questa scuola che qui vi mostriamo dall'alto, immersa in uno spazio decisamente piacevole. Siamo un po' in periferia rispetto al centro, siamo vicino agli istituti universitari. Il Volta è una scuola che è fornita di un bello spazio verde intorno, come vedete in una delle due foto riuscite a riconoscere anche un campo da calcio, il campo da basket, la pista di atletica, ma soprattutto Il Volta è una scuola per geometri. Oggi non si chiama più corso per geometri, si chiama costruzioni, ambiente e territorio. Costruzioni perché Il Volta prepara i geometri che si vogliono dedicare all'attività edilizia, quindi ristrutturare ciò che esiste, costruire cose nuove, pensare alla sicurezza nelle costruzioni, ma è anche ambiente perché ovviamente chi è geometra si occupa di risparmio energetico, si occupa di scelta di materiali, si occupa di suolo, di rapporto con il suolo e quindi anche territorio. Chi fa il corso per geometri, chi è geometra può lavorare, e questa è veramente una delle professioni del futuro, nella valutazione dei danni ambientali. Quante volte oggi sentiamo in televisione, sui notiziari, che
il clima sta cambiando, che il pianeta si sta evolvendo, che l'ambiente si sta modificando. Ecco, pensate a quanto è importante essere in grado di valutare questi aspetti, di guardarli con attenzione, di saperli addirittura prevenire o se non altro saperli gestire nel modo migliore. Ecco, il geometra si può preparare a fare anche questo. Il geometra è un corso unico. Chi frequenta il Volta arriva alla maturità per geometra, però ormai da molti anni all'interno del percorso costruzione ambiente e territorio abbiamo creato delle curvature che non comportano una differenza diciamo del titolo di studi che si consegue, comportano soltanto che alcune materie vengano approfondite in modo diverso a seconda appunto della curvatura che si sceglie. Allora avremo il percorso edile più legato all'attività di cantiere, quello progettuale più legato proprio all'attività del disegno e della progettazione, e poi il corso forse più moderno, l'ultimo nato, la curva ultima nata, che è quella di informatica sul territorio. Chi fa il percorso edile si occupa ovviamente di lavoro di cantiere. Qui vedete i nostri ragazzi, per esempio, che stanno progettando un solaio o che stanno lavorando proprio a livello di organizzazione di un ponteggio. Chi si occupa di progettazione invece fa disegno, lavora con le stampanti 3D. Ecco, quella che vedete qui al centro è una stampante 3D e a destra vedete ovviamente un progetto storico, non certo nostro, ma per farvi vedere quanto si possa fare con una stampante in tre dimensioni. E invece chi si occupa di informatica sul territorio lavora con i mezzi più moderni. Quella che vedete a destra sono due fotografie della nostra scuola, è la stessa foto in realtà. Sopra vedete la foto così come la si vedrebbe guardando il muro della scuola, e sotto vedete la stessa parete analizzata un termoscanner, quindi analizzata con quegli strumenti. Lo strumento del termoscanner è quello che vedete al centro, che vi permettono di capire molti aspetti che non si vedono ad occhio nudo. Se la interrompo, ma non vediamo le nuove slide, forse dobbiamo chiudere e riaprire la presentazione perché siamo ancora su... Ah, ok, no, non era ancora passato lei, scusi, pensavo si fosse bloccato lo schermo, perfetto, adesso si vediamo vede. La slide. Ecco, però io vedo le slide con le miniature, non quella a schermo intero. Lei le sta proiettando a schermo intero? Sì. Ah, ok, allora forse ha condiviso lo schermo sbagliato, magari se vuole condividere l'altro le vediamo. Stiamo vedendo quello del relatore, non quello dello schermo intero, però se come è comodo. Lei usa due schermi o uno schermo solo? No, io ho uno schermo solo, non so esattamente cosa... Adesso le vedete. Allora va bene così, perfetto, grazie. Ecco, chiedo scusa, allora dicevo... Scusi se l'ho interrotto. No, ci mancherebbe. Dicevo, così vedete le slide... Sì, eravamo sul termoscanner, esatto. Okay. Perfetto. Allora, stavo dicendo, ecco, semplicemente vedete come con un apparecchio si capiscono molte cose che non si vedono ad occhio nudo, quindi si può vedere al di là della superficie se ci sono delle tubazioni, se ci sono degli elementi strutturali, se ci sono degli elementi invece infrastrutturali che consentono ovviamente di lavorare con metodologie molto moderne. Ora, questa è una foto fatta su una parete moderna, quella della nostra scuola, ma pensate che cosa fa un geometra quando applica queste tecniche sull'edilizia storica. Pensate a quanto è ricco il nostro paese di edilizia storica e quanto si impara in questo modo. La foto invece che vedete a sinistra è un drone, è una di quelle più moderne tecnologie che consente per un geometra di fare il rilievo del territorio con una macchina che dall'alto fotografa, visualizza e permette di restituire e di calcolare il territorio. La topografia è proprio una delle materie principi per il geometra. Venendo al piano orario della nostra scuola, come tutti gli istituti tecnici c'è una base di materie comuni, quindi l'italiano, l'inglese, la storia, la matematica, il diritto, le scienze, l'educazione fisica, scienze motorie e la religione, e poi ci sono le materie scientifiche che sono propedeutiche, cioè di preparazione alle materie proprio di indirizzo, quindi ovviamente la chimica e la fisica, e nel biennio le tecnologie di rappresentazione grafica, cioè il disegno, le basi del disegno. Chi vuole
frequentare il corso per geometri non deve essere già capace di disegnare. Qui si viene e si impara a disegnare. Ovviamente ci si occupa di materiali, scienze e tecnologie applicate, ci si occupa di informatica e poi nel triennio soprattutto si sviluppano le materie veramente di indirizzo, quindi la progettazione vera e propria, che vedete occupa molte ore, la geopedologia ed estimo, cioè la capacità, lo studio della valutazione dell'edificato e del terreno, e poi la topografia, cioè la capacità di vedere, organizzare e lavorare appunto sul terreno, saper gestire il territorio. Non si può essere geometri, non si può pensare al Volta senza immaginarla come una scuola ricca di attività laboratoriali. Tutti i percorsi che noi offriamo, tutte le materie specifiche, scientifiche e di indirizzo che si studiano al Volta sono sostenute da attività di laboratorio. Abbiamo la fortuna di avere i laboratori, di avere laboratori di chimica, di fisica, di avere laboratori per la topografia, di avere intorno a noi uno spazio aperto che ci consente attività anche all'aperto e negli spazi circostanti. È proprio vero, lì abbiamo riportato questa famosissima frase di Confucio: se faccio capisco, se sono in laboratorio riesco a capire e a fare. Ovviamente oggi non può mancare un laboratorio di informatica. Il Volta da anni è un test center ICDL. Che cosa vuol dire? Che nel corso dei 5 anni i nostri studenti prendono il patentino ICDL sia sulle competenze di base sia ovviamente sulle competenze specifiche, quindi il patentino CAD, CAD 2D e CAD 3D. E da alcuni anni anche la patente per il drone, per l'uso del drone, che è una patente specifica che viene appunto rilasciata con un corso che si svolge presso la nostra scuola. Poi le certificazioni linguistiche che sono alla base. Non si può immaginare che oggi un geometra non si dedichi e non si dedichi alla propria professione senza la conoscenza, una buona conoscenza della lingua inglese. Ci dedichiamo ai percorsi ovviamente di quelli che una volta chiamavamo alternanza, oggi PCTO, i percorsi appunto per le competenze trasversali e l'orientamento, e una scuola come la nostra attiva percorsi del genere con studi, con uffici pubblici come per esempio uffici comunali, con catasti, con tutta una serie di enti privati e pubblici che possono offrire la migliore occasione per i nostri giovani studenti di approfondire le loro competenze tecniche. Ecco, qui vedete dei ragazzi che lavorano con il drone e che si dedicano a questa che è l'attività più tra le più moderne che abbiamo al Volta. Abbiamo un paio di droni molto molto belli che usiamo appunto per il rilievo. Ecco, quando si studia con il drone si progettano i piani di volo. Questo non so se lo riconoscete, è un angolo della città, siamo vicino al Naviglio. 2 anni fa, 3 anni fa, prima del Covid, abbiamo fatto un bel progetto di riqualificazione di questo scorcio molto bello della città, e lo drone ci ha consentito, e le attività della curvatura di informatica sul territorio ci hanno consentito davvero di lavorare con tecnologie molto moderne. L'altro aspetto molto bello di cui si occupa il geometra è quello delle barriere architettoniche, un aspetto molto sociale. Pensate a come nelle nostre città, che sono città storiche, sia difficile spesso intervenire per superare le barriere architettoniche. Al Volta ci occupiamo di questo. Partecipiamo da anni al progetto FIABA sull'abbattimento delle barriere architettoniche e molte, molte volte abbiamo vinto il primo premio a livello nazionale per progetti di questo tipo. Questo è un progetto fatto un paio d'anni fa sulle barriere architettoniche vicine al ponte coperto. Partecipiamo a molte iniziative come la giornata della topografia, lavoriamo su concorsi e progetti, insomma ci dedichiamo a tutta una serie di iniziative, perché partiamo dal presupposto fondamentale per gli studenti del Volta che la connessione con il territorio sia assolutamente determinante e fondamentale. Ecco che allora i nostri studenti fanno degli stage in provincia, abbiamo fatto stage a Romagnese per studiare le condizioni franose dell'Oltrepò, abbiamo fatto stage in altri luoghi d'Italia, abbiamo fatto alcuni anni fa uno stage, vi mostro solo una foto per concludere, molto molto bello ed emozionante all'Aquila,
dopo il terremoto del 2009, abbiamo insomma offerto e offriamo ai nostri studenti la possibilità di essere sempre a contatto con quello che succede, col mondo che cambia e di essere a contatto con le realtà più moderne che ci sono intorno, non dimenticando mai che vivere vicino alla modernità significa comunque fondarsi e fondare la propria preparazione su una conoscenza delle basi culturali e scientifiche fondamentali. Gli studenti del Volta, dopo il diploma, possono frequentare qualsiasi facoltà. La maggior parte dei nostri studenti diventa ingegnere, diventa architetto, qualcuno rimane geometra e segue l'attività specifica di questa professione, qualcuno sceglie anche strade completamente diverse. La base scientifica molto forte che si dà nel nostro istituto lo consente, ovviamente dando la precedenza a quegli aspetti tipicamente legati al mondo delle costruzioni e a un rapporto molto stretto con il territorio. Se vi interessa, se avete voglia, abbiamo un open day il 13, sabato prossimo, un open day a dicembre e un open day a gennaio, e se visitate il nostro sito istitutovoltapavia.edu.it trovate le date appunto degli open day e ovviamente trovate la possibilità di iscriversi. Abbiamo anche una mail, ilvoltarisponde@gmail.com, se volete iscrivervi alle lezioni laboratoriali aperte. I laboratori del pomeriggio sono organizzati in modo che gli studenti che hanno voglia di vedere cosa si fa vengano e assistano ad una lezione. Anche al Volta si viene a scuola dal lunedì al venerdì. I geometri hanno due rientri pomeridiani e il venerdì escono alle 13, gli altri giorni alle 14. Ecco, molto rapidamente vi ho dato alcune informazioni. Per qualsiasi domanda sono qui e sono ben lieto di rispondervi. Grazie, grazie professor Vicini. Grazie a voi. Grazie, grazie mille. Passerei la parola alla professoressa Panizzi del Bordoni di Pavia. Buonasera, grazie. Buonasera. Allora, intanto condivido, saluto tutti e ringrazio insomma per l'attenzione anche a quest'ora, diciamo che inizia a essere un pochino tarda, quindi cercherò di essere il più possibile sintetica. Allora, il nostro istituto si trova a Pavia, è un istituto appunto, adesso inizio a condividere, il nostro è un istituto tecnico economico, quindi abbiamo tutti gli indirizzi del settore economico. Al biennio amministrazione, finanze, marketing e turismo. Mentre per il triennio abbiamo una serie di tutti gli indirizzi previsti dalla riforma più una nostra proposta, diciamo, nuova, che proponiamo appunto quest'anno ai ragazzi delle classi seconde, in quanto dopo la scelta del biennio i ragazzi delle classi seconde sono chiamati a una nuova scelta per l'indirizzo da frequentare al triennio. Quindi i ragazzi possono, possono appunto scegliere uno di questi tre, di questi cinque indirizzi ormai: amministrazione, finanza e marketing, relazioni internazionali per il marketing, sistemi informativi aziendali, turismo e poi la nuova proposta, mercati e intermediari finanziari. Per tutti gli anni di corso, per tutti gli indirizzi, l'orario settimanale è di 32 ore di lezione. Anche noi facciamo lezione dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14, con due giorni in cui abbiamo le ore da 50 minuti, quindi facciamo 7 ore. E poi per arrivare al monte ore completo abbiamo alcuni sabati di recupero distribuiti durante l'anno. Allora, vediamo un attimo quali sono le materie che si studiano al biennio, prima di tutto, molto velocemente. Ovviamente, allora, intanto amministrazione, finanze, marketing e turismo al biennio sono due indirizzi coincidenti, quindi con le stesse materie. Ci sono ovviamente tutte le materie di base, ci sono le due materie caratterizzanti, diritto economia ed economia aziendale, e poi c'è la seconda lingua straniera. Quindi oltre all'inglese, la seconda lingua straniera, da noi sono presenti francese, spagnolo e tedesco. Poi
cosa significa intanto occuparsi di amministrazione, finanza e marketing anche poi nel triennio? Significa appunto vedere come funziona e quali meccanismi, quali attori, quali fenomeni caratterizzano il mondo economico finanziario, il funzionamento delle aziende, il marketing e poi tutta la parte normativa. Infatti, molto brevemente, il quadro dell'amministrazione finanza e marketing al triennio è caratterizzato da un forte aumento del monte ore delle materie professionalizzanti, economia aziendale, diritto e economia politica, che diventano proprio centrali, perché questo è l'indirizzo che fornisce la preparazione più approfondita in questo ambito. Con lo stesso monte ore della FM, con lo stesso quadro orario, anche noi abbiamo realizzato appunto una curvatura, diciamo, una nuova articolazione che sulla base della FM presenta una curvatura dei contenuti, delle materie caratterizzanti sul settore finanziario. E quindi questa nuova proposta verte proprio, diciamo, si concentra su questo ambito, fornendo quindi delle competenze specifiche ulteriori rispetto alla FM, proprio riguardanti il mondo del finanziario, della gestione del rischio, anche perché per esempio l'ambito del promotore finanziario, il mestiere del promotore finanziario è ancora accessibile con il diploma, e quindi un profilo di questo genere risulta assolutamente indicato proprio per questo tipo di professione. Continuiamo l'analisi rapidamente, questa rassegna sugli indirizzi del triennio. Relazioni internazionali per il marketing è un indirizzo che appunto viene molto apprezzato dai nostri studenti, perché mette insieme la parte economico-giuridica e insieme alle tre lingue straniere: inglese, la seconda lingua e la terza lingua che viene appunto iniziata dal triennio. L'indirizzo sistemi informativi aziendali, quindi un altro indirizzo, invece mette insieme sempre una consistente parte di economia e diritto, ma unite questa volta all'informatica, perché questo indirizzo, diciamo, prepara gli studenti a diventare, a programmare utilizzando applicazioni in ambito informatico gestionale, quindi nell'ambito di software che servono e che sono utilizzati nelle aziende. Poi c'è il mondo del turismo. Il mondo del turismo ovviamente ha le sue, diciamo, i suoi aspetti caratterizzanti nella presenza di tre lingue straniere, nello studio della gestione e del funzionamento delle imprese del settore turistico e della valorizzazione appunto del patrimonio ambientale e culturale del territorio. E come vedete il quadro orario appunto anche qui mette insieme tre lingue straniere con una terza lingua dal triennio e poi le materie caratterizzanti proprio perché si approfondisce il settore del turismo in tutti i suoi aspetti gestionali, giuridici, ma anche per quanto riguarda la tutela e la valorizzazione del patrimonio. Abbiamo poi una nuova proposta che abbiamo elaborato quest'anno, che riteniamo assolutamente innovativa per il territorio, per la città di Pavia e comunque un po' anche per il territorio pavese, che è appunto l'articolazione AFM Economia e Management dello Sport. Si caratterizza appunto formalmente come percorso di amministrazione finanza e marketing, del quale appunto conserva lo stesso monte ore, ma con una curvatura specifica sull'economia management dello sport. Allora, vediamo un attimo nel dettaglio che cosa si tratta. È sicuramente rivolto a chi voglia appunto, chi magari nutra una passione, un interesse per il mondo dello sport, sia praticandolo ma anche in generale, e voglia quindi, sia interessato ad approfondire la conoscenza di questo settore anche dal punto di vista del management, quindi della gestione dell'ambito sportivo. Come viene realizzata questa curvatura del curriculum verso il mondo dello sport? Essenzialmente attraverso due modi. Uno, appunto attraverso una serie di contenuti mirati
che vengono svolti nelle varie discipline e riguardano quindi il mondo dello sport, del management, del diritto sportivo ad ampio raggio. E poi attraverso un potenziamento delle ore di discipline sportive, con quindi un rientro pomeridiano, con la possibilità di svolgere appunto a seconda dei vari anni alcune attività sportive tra quelle che vedete indicate, sia presso la nostra scuola che presso appunto impianti esterni gestiti da enti con i quali stiamo realizzando delle convenzioni. Quindi per un totale di 34 ore settimanali, quindi oltre le due ore di scienze motorie sportive, il rientro pomeridiano di discipline sportive. Però attenzione, questo non è un indirizzo solo per gli sportivi o solo per chi appunto ama praticare lo sport. Perché? Perché questo, qual è diciamo la competenza che si vuole raggiungere? Riguarda appunto la gestione e il funzionamento di strutture sportive, impianti sportivi. C'è tutta una parte gestionale dietro queste strutture gestionale, ma anche di che necessita anche di conoscenze legislative, giuridiche, molto importante, e che rende questo, a nostro parere, diciamo, questo profilo particolarmente valido e promettente anche dal punto di vista professionale, perché come vedete gli sbocchi professionali possono essere un po' cioè questi che abbiamo qui indicato. Ecco, quindi questa è la nostra, diciamo, seconda nuova importante proposta, perché va sicuramente a coinvolgere le classi prime. Ritornando appunto velocemente sui progetti generali della scuola, cioè sul discorso sulla scuola in generale, anche noi, oltre appunto alla preparazione curricolare, offriamo numerosi progetti di ampliamento dell'offerta formativa che hanno a che fare con il successo formativo, quindi lo sportello HELP, con l'informatica, con la parte, diciamo, linguistica, i progetti a sfondo linguistico, l'educazione civica e l'alternanza scuola-lavoro, i PCTO, che sono appunto per la nostra scuola molto importanti, caratterizzanti, data proprio la vocazione tecnica e quindi comunque operativa. E infatti anche noi offriamo, intanto l'informatica è presente fin dalla classe prima ed è presente poi come materia caratterizzante proprio del SIA, e poi la possibilità di appunto conseguire l'ICDL, proprio perché anche noi siamo test center. Certificazioni linguistiche, perché appunto le lingue straniere presso la nostra scuola sono molto importanti, sono insegnate con un taglio pratico, un taglio quindi operativo, volto appunto all'utilizzo nel mondo del lavoro. Si può scegliere qualunque lingua straniera tra esprimere le preferenze per le lingue straniere anche cambiando lingua rispetto a quella studiata alle medie. E poi ci sono tutta una serie di progetti di arricchimento, per esempio gli stage linguistici, che speriamo appunto di riprendere in breve tempo, e lo scambio culturale, in particolare con la Germania, con il quale abbiamo un gemellaggio attivo. Cosa si può fare dopo il diploma? Mi avvio rapidamente a concludere: iscriversi all'università, e queste sono le facoltà maggiormente scelte dai nostri studenti, o istituti tecnici superiori, una possibilità anche qui da non sottovalutare, oppure fermarsi e inserirsi nel mondo del lavoro. E questa è una possibilità più che concreta, perché dalle statistiche appunto generali comunque il diploma amministrazione finanza e marketing rimane quello più richiesto dalle imprese sia nel 2020 ma anche in prospettiva come fabbisogno di diplomati negli anni futuri, e quindi questo può costituire una riflessione, una base di riflessione importante. Ecco, i nostri open day. Noi appunto abbiamo deciso di fare open day in presenza, il primo l'abbiamo fatto già questo sabato, abbiamo appunto già in programma altri, uno a novembre, le iscrizioni ovviamente, i posti sono molto limitati e quindi comunque siamo al completo, e poi a dicembre, per il quale apriremo, questo lo dico, il 15 novembre, le iscrizioni sul sito bordoni.edu.it, e poi un altro a gennaio.
ricordo la mail dell'orientamento, chiocciolabordoni.edu.it, per porre qualunque tipo di domanda, e nel, sempre sul nostro sito c'è proprio una sezione apposita dedicata all'orientamento con una serie di informazioni utili sulle discipline, le prospettive, eccetera. E quindi io avrei concluso. Sono andata veloce, spero di essere stata chiara, sono ovviamente a disposizione per qualunque tipo di richieste. Grazie mille, professoressa Panizzi. Allora, ricordo che chi non vede la chat online può fare ricarica o chiudere e riaprire il video per vederla, o in alternativa, questo mi è stato suggerito ovviamente dal nostro mitico Antonio Curedda, in alternativa mandare le domande e i commenti via email a supporto@chiocciolecistradella.it. Bene, passo la parola alla professoressa Davi, l'ultimo intervento del Polo Scolastico della Valtidone Volta con l'Istituto Tecnico Tecnologico di Borgonovo. Tutto corretto? Correttissimo, la ringrazio. Grazie mille. Io sono Sara Davi e questa sera vi presento la nostra scuola, che è l'Istituto Tecnico di Borgonovo. Dovrebbe iniziare a vedersi anche la nostra presentazione. Noi siamo un istituto tecnico, facciamo parte del Polo Volta della Valtidone e nella sede di Borgonovo ci sono gli istituti tecnico, economico e tecnologico. Infatti il nostro istituto ha due anime, questa in parte è la nostra forza, perché abbiamo appunto l'indirizzo economico e l'indirizzo tecnologico. Quest'anno ai nostri indirizzi se ne aggiunge un terzo, si aggiunge l'indirizzo di relazioni internazionali per il marketing, che è una novità assoluta di quest'anno. Quindi gli studenti che sono interessati alla nostra scuola devono in primo luogo fare una scelta tra l'indirizzo economico di amministrazione, finanza e marketing, le relazioni internazionali per il marketing o l'indirizzo tecnologico di meccanica e meccatronica. Vediamo quali sono le caratteristiche di questi indirizzi e per quale motivo può essere una buona idea sceglierli. Allora, l'indirizzo tecnologico è adatto a tutti quei ragazzi che sono interessati alla meccanica, che vogliono imparare a progettare, che vogliono imparare a utilizzare macchine utensili, che vogliono imparare a utilizzare programmi e anche che sono interessati al disegno tecnico. E l'inglese fa parte di questo percorso di studio, perché naturalmente non possiamo immaginarci delle persone che nell'era moderna non conoscono l'inglese. Molti dei nostri ragazzi trovano impiego in aziende internazionali, quindi la conoscenza dell'inglese è sempre un valore aggiunto. L'indirizzo di amministrazione, finanza e marketing è invece adatto a tutti quei ragazzi che sono interessati alla contabilità, che sono interessati alle pratiche amministrative fiscali, che si interessano anche di progettazione di siti web o di presentazioni aziendali. Infatti una parte di web design è di grande interesse per i nostri allievi. In amministrazione, finanza e marketing abbiamo la presenza di due lingue straniere, che presso il nostro istituto sono l'inglese e il francese, perché i ragazzi andranno a lavorare in ambienti internazionali. Il terzo indirizzo, che è la nostra novità di quest'anno, è le relazioni internazionali per il marketing. E le relazioni internazionali per il marketing si distinguono dall'amministrazione, finanza e marketing per l'aggiunta di una lingua straniera, che in questo caso è il tedesco, dato che noi abbiamo molte relazioni commerciali con la Germania e abbiamo attivo anche uno scambio Erasmus con la Germania. Poi abbiamo delle attività che assomigliano a quelle di amministrazione, finanza e marketing, sono due indirizzi che potremmo chiamare fratelli. Gli studenti che scelgono relazioni internazionali per il marketing imparano a collaborare a livello internazionale, a utilizzare dei software per la finanza, per il marketing e anche a trovare soluzioni innovative per il marketing. Le discipline di indirizzo di amministrazione, finanza e marketing sono l'economia aziendale, il diritto e l'economia politica, l'informatica, la matematica, l'inglese e il francese. Mentre per le relazioni internazionali abbiamo economia aziendale e geopolitica, le relazioni internazionali, tecnologia della comunicazione, matematica e appunto le tre lingue straniere. A differenza di molte altre scuole, noi abbiamo deciso di offrire lo studio della terza lingua straniera sin dal primo anno di corso, quindi fin dal primo anno i ragazzi iniziano a familiarizzare con questa terza lingua straniera e porteranno avanti lo studio fino in quinta.
Un'altra novità assoluta di quest'anno per il nostro istituto è la curvatura di management sostenibile. Infatti, sia nel percorso di amministrazione, finanza e marketing, sia nel percorso RIM, è inserita un'ora settimanale di management sostenibile. Questa è una nuova disciplina che si caratterizza in modo multidisciplinare e trasversale, viene tenuta da docenti diversi, da esperti del settore, proprio in un'ottica di sviluppo di competenze trasversali, quindi di problem solving, e si focalizza appunto sullo sviluppo sostenibile, sul management sostenibile. Noi abbiamo attivato delle collaborazioni con aziende locali, con delle università, come l'Università Cattolica di Piacenza, nella quale è stata attivata proprio un nuovo percorso di laurea sul management sostenibile, perché è un tema che interessa molto i nostri allievi, che si sono spesso trovati a confrontarsi con i goals dello sviluppo sostenibile dell'agenda 2030, e abbiamo ritenuto importante inserire questa nuova curvatura nel nostro percorso. Dopo la scuola, gli studenti che frequentano il nostro istituto, quindi Amministrazione, Finanza e Marketing, RIM, hanno due possibilità: quella di iscriversi all'università, noi abbiamo già molte partnership attive con delle università del territorio, oppure di inserirsi nel mondo del lavoro. Offriamo naturalmente dei percorsi di PCTO, quindi percorsi per le competenze trasversali, orientamento, i vecchi stage, durante il percorso scolastico, e questi consentono ai nostri studenti di inserirsi nel mondo del lavoro. Infatti molti dei nostri studenti hanno trovato impiego nei luoghi in cui hanno svolto il PCTO. Le possibili carriere dopo questo percorso sono all'interno del marketing e della pubblicità, con professionalità diverse che richiede il settore, nell'amministrazione aziendale, nelle banche, ma anche come corrispondenti esteri, soprattutto per gli studenti del RIM, nel web design, che è un settore che interessa moltissimo ai nostri studenti e che stiamo cercando sempre di più di implementare, e nella contabilità. Arriviamo ora all'indirizzo tecnologico, che è di meccanica e meccatronica, che quest'anno ha una veste in parte nuova. Le discipline di indirizzo sono appunto la meccanica, i sistemi di automazione, le tecnologie meccaniche, la matematica, il disegno e la progettazione. Ma da quest'anno il nostro indirizzo è in parte cambiato, si è focalizzato sempre di più sulla robotica, che ha dato tante soddisfazioni ai nostri allievi, anche nelle ultime Olimpiadi di robotica, dove si sono qualificati come primi, sono stati vincitori delle Olimpiadi di robotica, e un'attenzione all'industria 4.0. Abbiamo a scuola una stampante 3D con la quale i studenti hanno progettato diversi oggetti che più tardi vi farò vedere. Quindi la robotica diventa in parte curricolare, quindi molta attenzione a questo aspetto. Le possibili carriere dopo, al termine di questo percorso, sono quelle di tecnico meccanico, il disegno e la progettazione, l'installazione e la manutenzione, ma anche percorsi universitari. Molti nostri studenti hanno proseguito la carriera universitaria, soprattutto nell'ambito ingegneristico. I nostri spazi, abbiamo tantissimi laboratori, abbiamo vari laboratori di informatica, tutte le aule sono dotate di LIM, abbiamo una palestra nuovissima, anche un campetto polivalente molto amato dai nostri studenti, la nostra scuola è immersa nel verde, fuori dalla città, e appunto abbiamo moltissimi spazi per cui i ragazzi organizzano spesso delle biciclettate nel territorio. Questo è il nostro secondo laboratorio di informatica, abbiamo anche una nuovissima aula torneria con questi torni nuovi di zecca. E stiamo organizzando anche dei nuovi spazi per i quali abbiamo già avuto i finanziamenti, quindi per degli spazi per un apprendimento sempre più innovativo. Ma nella nostra scuola sono presenti anche diversi gemellaggi, ci sono gemellaggi con l'estero, abbiamo nominato prima la Germania, quindi facciamo molta attenzione anche alla mobilità, abbiamo studenti che hanno studiato anche per un anno all'estero, e offriamo naturalmente le certificazioni linguistiche di livello B1, B2 e anche C1, perché alcuni dei nostri studenti arrivano a questo livello di conoscenza della lingua inglese. La nostra scuola si impegna anche moltissimo nei concorsi, quindi qua viene presente soltanto qualcuno. Questa è la mano bionica creata da alcuni nostri studenti, un robot che riesce a risolvere il cubo di Rubik,
e questa è una tastiera che suona toccando delle lattine. I ragazzi si sono classificati secondi con la pedana piezoelettrica, che è una pedana che produce energia elettrica, e infine un po' il nostro orgoglio è il gasco, questo casco che ha fatto vincere i nostri allievi il primo premio alle Olimpiadi della robotica. È un gas che è in grado di identificare la presenza di gas nocivi nell'aria. Infatti sul nostro territorio si erano verificati alcuni casi di infortuni sul lavoro per la presenza di gas nocivi nelle cisterne, quindi i ragazzi hanno avuto questa intuizione brillante di produrre un casco con la stampante 3D che fosse in grado di percepire la presenza di questi gas. Anche la First Lego League interessa sempre moltissimo i nostri studenti, sono questi percorsi, queste sfide che si affrontano con dei robot creati con i Lego, creati dai nostri studenti, per i quali hanno vinto il premio Stella Nascente. Abbiamo anche laboratori di informatica dove si fa simulazione di impresa. Qua vedete alcuni dei nostri viaggi di istruzione, abbiamo Strasburgo, New York. E sul sito della nostra scuola e sulla nostra pagina di YouTube potete trovare diversi video se siete interessati. Qua vi ho riportato i nostri Open Day, che saranno il primo è il 27 novembre, la partecipazione libera, non è necessaria l'iscrizione. Poi abbiamo il 4 dicembre, il 18 dicembre, il 15 gennaio, dalle 15 alle 18 presso la nostra sede di Borgonovo. Durante gli Open Day i ragazzi potranno frequentare alcuni laboratori. Vi ho riportato quelli dell'ITE, che sono dei laboratori di economia aziendale, di inglese, di informatica e matematica, nei quali produrremo un prodotto e lo andremo a pubblicizzare, e ci sono i laboratori di robotica dell'ITT. Il nostro orario in parte sta cambiando, ci stiamo organizzando per organizzare un orario su 5 giorni. E detto questo, vi faccio vedere alcune immagini dei nostri allievi durante la DAD, anche se sono molto contenti di essere tornati in presenza. Sul sito della scuola potete fare un tour virtuale del nostro istituto, in cui potete visualizzare l'interno di tutte le aree, di tutte le aule e anche gli spazi esterni. Se volete saperne di più, qua ho messo tutti i link della nostra scuola. Sul sito dell'istituto trovate tutte le informazioni che potete desiderare. Spero di non aver sforato e ho fatto velocissimo, più velocemente possibile. Grazie mille, grazie professoressa Davi. Bene, ecco, c'è anche la mia dirigente, quindi lascio a lei la parola. Grazie. Se ci sono domande... Penso che sia stato un tour meraviglioso sì. In queste scuole. Bello, veramente. È stata una bella giornata. Io, concludo dicendo che volevo ringraziare tutti i colleghi che hanno partecipato, i colleghi degli istituti di istruzione secondaria. Li ringrazio veramente di cuore perché sono stati nei tempi, ma poi hanno presentato in modo più che completo le loro scuole. E volevo ricordare, dirigente, un attimo, che questa prima giornata dedicata agli studi tecnici è registrata e può essere rivista nella nostra pagina YouTube, nella pagina dell'Istituto Comprensivo di Stradella, usando il link che avete usato per entrare in questa diretta. Quindi chi non l'ha vista, chi non ha potuto vederla per altri motivi, è sempre visibile. Quindi ringraziamo anche le persone che hanno partecipato, i ragazzi, i genitori. Io qui ho finito il mio lavoro oggi. Ecco, no, anzi, aspettiamo oggi. Domani non ci sono domande, non mi sembra che ci siano domande, no. E quindi ci ridiamo appuntamento a domani sera, esattamente, come vedete ci sono i licei, sempre alla stessa ora, alle 5:30, e buona serata a tutti. Bene, grazie a tutti ancora, eh? È stato veramente un piacere.